Sono le 7 del mattino, devo uscire tra un quarto d'ora e non ho ancora preparato niente. Nella speranza di non aver dimenticato nulla, Silvia, arrivo. Devo mettere qualcosa qui. Raga, non siamo ancora arrivati a Genova, però abbiamo fatto uno stop al MacArthur Glen Designer Outlet. Silvia, cosa vuoi? Ti regalo tutto io. Abbiamo la carta senza limite. A quanto pare è strafamoso, ma io non conoscevo. Questa bellissima costruzione classica dell'epoca del XIX secolo. Che poi sono tipo ancora le 9:15, i negozi sono tutti chiusi. Cioè è così grande che occupa tipo oltre la strada. Davvero influencer quale siamo, stop a Starbucks a prendere un caffettino. In realtà siamo qui perché alla stazione qua vicino arriva la nostra amica, ex compagna del liceo, Serena. Per questo ci siamo fermati qua vicino, non possiamo prendere in stazione e poi andiamo a Genova. Però ogni scusa è buona per venire all'outlet con i negozi chiusi e bere il caffè. Raga, guardate queste panchine, spot perfetto. Cioè ci credo che in America i posti sono tutti così e skatano tutti. Raga, se questo video arriva a 50.000 like, faccio un video con Silvia. Le do un minuto per prendere tutto quello che riesce da Gucci. Ci stai? Ci sto. Eccoci qui raga, siamo arrivati in Liguria, siamo a Camogli. Abbastanza difficile trovare parcheggio, ho anche rischiato un senso unico in centro, gente che urlava. No! Però ce l'abbiamo fatta. Ho cambiato l'obiettivo, ho messo il 16 mm. Però per vlogare mi vedo piccolino, quindi... Silvia, sei pronto per mangiare le focacce? Sono carichissima. Hashtag la mia Liguria. Silvia, lo vuoi anche tu? Mi alzo. Alzami, alzami. Oh! Mi raccomando raga, quando fate le foto al mare l'orizzonte deve essere dritto, per favore. Bella raga, siamo venuti giù fino al molo col faro, la vista su Camogli strabella, veramente figo come posto. Che io e Silvia non andavamo da qualche parte. Questo weekend a Genova era proprio ciò di cui avevamo bisogno. C'è sempre qualcosa di speciale nell'andare al mare in qualsiasi stagione. È proprio vero che ti rigenera. Mamma mia raga, che odore di cibo, strafame, strafame. Raga, vorrei farvi notare che Silvia ha più cam di me. Telefono, Canon e la Olympus. Si vede che sono riuscito a trasmettere la passione per il videomaking, content creation. Mi prendono in giro perché io ordino sempre le patatine un po' ovunque vado, perché è il mio comfort food e giusto, cioè, per fare due chiacchiere così, un po' di fatta. Stanno. Abbiamo mangiato, il posto ci stava. Sono un po' di ristoranti qua in riva. Neanche troppo cari, abbiamo speso poco meno di 20 euro a testa, credo. Ci stava cibo. C'è una bella giornata. Mi abbronzo un po'. Dici che posso stare a petto nudo su YouTube. Demonetizzato. Tanto non monetizzo comunque. Io non faccio questa merda per monetizzare, lo faccio per i bro. Questa merda. Io e
Cecilio, abbiamo due amici food blogger, si chiamano Junkful, hanno un paio di iscritti, non so. Salutiamo. Se dicono. Salutiamo, dai, andate a seguirli che hanno bisogno. E sono stati qui a Genova, più precisamente a Recco, la città dei videomakers, tra l'altro. Non solo sono i nostri amici, ma noi guardiamo anche i loro video per supportare. E hanno detto che qua a Recco c'è il posto OG per la focaccia da Tossini. Adesso andiamo a giudicare, perché anche noi siamo aspiranti food bloggers. E qua è tutto fuori fuoco. Junkful avevano ragione o no? Avevano ragione. Un saluto a quello pelato e quello col cappellino. Non mi ricordo i nomi. Nomi non me li ricordo. It's something more than all right. Love's got me thinking about you. Love's got me thinking about you. I'm always thinking about you. Pensi con il cappellino così, un po' clown, bocciato. Bocciato, mi spiace. Ok, vabbè, torniamo, usciamo dalla modalità Ash Ketchum. Comunque raga, l'Airbnb è letteralmente a 2 minuti da qua alla spiaggia. Vibe stop qua al tramonto. È stato un po' tortuoso fare gli scogli, però sono orgoglioso dei miei bro che hanno affrontato gli scogli facendo parkour alla The Office. Adesso ci godiamo un po' il tramonto. Raga, io non guardavo perché stavo guardando lo schermo, però i gabbiani quasi mi buttano giù il drone. Non posso né scendere né salire, né scendere né salire. Mi sento in colpa perché ho chiesto a Sede di venire giù a fare 2 foto a me e Silvio. Raga, sono stanchissimo, provato dalla giornata di oggi. Mangio questo dolce e poi mi catapulto. Ti dice così? A letto. Non è vero. Bugia.